mentre rinnoviamo i complimenti ad Alessandro Reggiani per la bellissima e vincente cavalcata di quest'anno, comprendiamo la sua amarezza e la sua assenza ai microfoni di Sermidiana Magazine. Ma noi siamo con Gianni Ventura, Gianni Venturi, il suo vice, e gli chiediamo: quando vi siete resi conto che sarebbe stato l'anno buono per la bellissima impresa? Beh, diciamo che al girone d'andata siamo andati un po' maluccio, ma nel girone di ritorno ci siamo ripresi veramente bene e abbiamo fatto tante vittorie dietro fila, e quella, diciamo, adesso che non mi ricordo più bene, quella più importante, anche con Roverbell in casa, ci ha reso proprio convinti di vincere questo campionato. C'è qualche atleta in particolare che ha messo la sua firma, o la vostra forza è il collettivo? No, è tutto il collettivo, tutti bravi ragazzi, senza problemi, no, veramente bravi, devo fare i complimenti a tutti. Immagino che lei e mister Reggiani starete riconfermati alla guida tecnica per la prossima stagione. Ma non è mai detta l'ultima parola, spero di sì, vedremo alla fine dell'anno. Ancora complimenti per il vostro bellissimo risultato. Grazie mille. Dopo i tre punti strappati alla regina, il microfono è tutto di Luca Guicciardi, tecnico sermidese. Niente, soddisfatto. Dopo le due prestazioni che avevo detto domenica scorsa di Medo e Pomponesco, finalmente ho visto la squadra che voglio. Però è quello che mi dispiace, è che riusciamo a fare solo punti contro quelle, diciamo, le regine, quelle che sono più su di noi, e con le squadre di nostro livello non riusciamo mai a fare dei punti. Tre punti che ci danno un po' di respiro, dobbiamo lavorare, mancano tre partite, dobbiamo assolutamente fare 3-4 punti per salvarci, ma ci credo. Ho visto i ragazzi questa settimana motivati, con voglia. Martedì in spogliatoio è uscito tutto quello che doveva uscire, abbiamo trasformato tutto, l'energia, tutto oggi nel campo. Non posso, cosa devo dire, posso solo ringraziare tutti i ragazzi perché hanno fatto una prestazione che hanno visto tutti ottima, e penso che la vittoria sia meritata. Io infilzo subito le tue parole: se davvero fate punti contro le grandi, domenica prossima cadrete nelle grinfie del Roverbell secondo, quindi andiamo là, facciamo la nostra partita, come ho detto con la voce di Manto questa settimana. Noi ci proviamo, giochiamo, cerchiamo di dare tutto come abbiamo fatto oggi. Poi, se siamo bravi come oggi, determinati e con voglia, secondo me faremo punti anche a Roverbella.